è arrivato il decreto di revoca di quella sospensione, quindi era nato principalmente per discutere di quel tema. È normale che, diciamo, risolto almeno momentaneamente quel problema, si è preferito portare avanti e far svolgere questo consiglio comunale perché, così come già da relazione redatta dalla commissione inerente alla sanità all'interno del comune di Torre Maggiore, che è stato inviato e al direttore generale e all'assessore Ramo, nonché il governatore Emiliano, su una serie di difficoltà che sta vivendo la nostra struttura, ad oggi non abbiamo ricevuto risposta da nessuno. Allora siamo sentiti in obbligo nel coinvolgere anche i paesi limitrofi che sono interessati dagli stessi servizi, perché sappiamo bene quando si tratta di servizi inerenti alla salute dei cittadini, soprattutto sono dei servizi più estesi, più vasti, che non riguardano soltanto Torre Maggiore. Il fatto che ci possa essere un laboratorio, piuttosto che la radiografia, piuttosto che qualsiasi altro tipo di servizio, può far comodo al cittadino di Chieti, al cittadino di Serra Capriula, così come al cittadino di Casalvecchio piuttosto che di Castelnuovo. Quindi di qui la necessità è di invitare i colleghi a far sì che possa arrivare un'unica voce in regione e a far capire che realmente è arrivato il momento di considerare Torre Maggiore, fino ad oggi troppo poco considerata sotto l'aspetto dei servizi, sotto l'aspetto dei servizi sanitari. Si pensi a San Martellano, si pensi a Monte Sant'Angelo, dove sono stati attivati e quasi terminate quelle strutture, a Torre Maggiore si aspettava di inaugurare almeno l'RSSR1 entro fine anno. Anche questa sappiamo che è stata slittata e quindi sono sempre dei servizi che vengono a mancare al nostro territorio. Allo stesso modo non si è deciso di portare un documento preformulato proprio per i brevi tempi che c'erano e per evitare che questa discussione fosse più larga possibile, per evitare che ci fosse il discorso del mancato coinvolgimento delle forze di minoranza, anche perché una relazione già condivisa c'è stata all'interno della Commissione Sanità, la quale mi auguro, anzi dico, cioè chiedo al Presidente del Consiglio che dopo questa delibera di Consiglio si allinei anche quella relazione che fa un sunto di quello che viene a mancare ad oggi a Torre Maggiore, venga inviato tutto al direttore generale, dottor Piazzolla, e al governatore Emiliano affinché capiscano una volta e per sempre che Torre Maggiore ha bisogno di servizi, ma non solo Torre Maggiore. Torre Maggiore è il circondario. Io passo la parola all'assessore Emilio che voleva relazionare in maniera più specifica sul punto.